Ferragosto di ciclismo a Gavasseto di Reggio Emilia, dove gli atleti della categoria juniores hanno già ormai terminato le operazioni preliminari e tra poco prenderanno il via nella gara a loro riservata. Quarto Gran Premio Power Bar Nat Food, primo trofeo Autofficina da Voli. L'organizzazione della manifestazione è a cura della ASD Cicli Gama con la collaborazione tecnica del cycling team Niala Nizzoli di Correggio. Prendono il via in questo momento i 103 atleti che hanno confermato la loro iscrizione. Il percorso prevede dapprima un tratto in linea di circa 11,5 km che porterà gli atleti presso Cittadella di Borzano, dove inizieranno un circuito di 13,5 km da ripetere per 6 volte. Un circuito piuttosto ondulato. Poi si proseguirà ancora con 2 giri di 6,5 km, comprendenti il Gran Premio della Montagna della Russia. Poi gli atleti proseguiranno ancora in salita verso Monterico, quindi discesa. Dicevamo da percorrere per 2 volte, quindi nel finale si tornerà a Gavasseto, da dove è partita questa manifestazione, per altri 10,5 km. Totale complessivo da percorrere 116 km. La direzione di corsa di questa gara è affidata ai signori Pezzini e Tarozzi, mentre la giuria, presieduta dalla signora Ubaldi, componente il signor Bolognesi, giudice in moto il signor Tedeschi, giudice di arrivo il signor Bettini. Le immagini ci portano già intorno al 40° chilometro di corsa, troviamo al comando 2 atleti, si tratta di Longagnani del team Airone e di Canali della Simec. Per loro un vantaggio già vicino ai 50 secondi sul gruppo. Cambia la situazione al comando quando siamo praticamente quasi a metà corsa. Troviamo al comando un drappello con il numero 15, Riciputi della Sidermec. Poi è la volta del numero 34, si tratta di Marco Marino dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Con il 71 abbiamo Stefano Ippolito per la Simec Paletti, quindi la volta del numero 118, Pancini della Mincio Chiese di Mantova. Quindi la volta ancora di un altro atleta della Sidermec, con numero 12 Zennaro, quindi con il numero 1 abbiamo un atleta di casa, Giacomo Barbieri, Niala Nizzoli di Correggio. Quindi la volta del numero 75, ancora all'attacco, Longagnani, Lorenzo Longagnani del team Airone di Parma con il 72. Si porta ora in testa ancora per la Simec, Denis Deda, e in loro compagnia anche con il numero 10, il forte atleta scandianese Andrea Marchi, sempre in maglia, Niala Nizzoli di Correggio. Questi atleti viaggiano al momento con un vantaggio di circa 30 secondi, forse qualcosa in più nei confronti del gruppo. E ci siamo fermati a vedere cosa succede alle spalle. Con un ritardo di 35 secondi circa arriva Gallesi del Casano, poi altri atleti alla spicciolata e via via tutto il gruppo. Si viaggia sempre molto forte, un circuito questo piuttosto ondulato che invita i tentativi di attacco. Quando siamo a circa 37 km dalla conclusione, prosegue l'attacco degli 9 che abbiamo visto in precedenza. Stanno andando forte, dietro non c'è molto accordo e i 9 di testa continuano a guadagnare terreno. Con un ritardo di circa 1 minuto ormai arrivano 2 inseguitori, si tratta di Bravi e di Gallesi, i due che hanno qualche metro, qualche secondo di vantaggio nei confronti del gruppo che arriva in questo momento davanti alla nostra telecamera. Siamo proprio nella zona del contagiri, ancora 2 giri di quelli cosiddetti bassi, poi gli atleti andranno ad affrontare la salita della Russia, dove è posto il Gran Premio della Montagna, e ricordiamo che la dovranno ripetere per 2 volte. Il Gran Premio della Montagna, il vincitore della classifica del Gran Premio della Montagna, verrà assegnata la prima medaglia d'oro in memoria di Franco Denti. Attenzione, cambia la situazione al comando, il gruppo si era ricompattato e quando siamo a circa 25 km dalla conclusione stanno praticamente per andare ad affrontare la salita i concorrenti. Abbiamo al comando 2 atleti, si tratta del numero 35 Matarozzi dell'Italia Nuova di Bologna. In sua compagnia abbiamo Alfonso Gualtieri col numero 2 della Niala Nizzoli di Correggio. 15 secondi per loro sul gruppo. E inizia la salita, la prima scalata alla Russia, e abbiamo il gruppo che si era ricompattato e ad iniziato la salita. Veramente una fortissima andatura. Lo vediamo col numero 120, niente meno che Alberto Bettiol, campione europeo della cronometro. E sta viaggiando veramente forte, si è dimenticato di cambiare, continua a pedalare. Ha un'andatura veramente folle con un rapporto lunghissimo e sta facendo decisamente la differenza, non sembra per niente affaticato, vuole fare il vuoto subito all'inizio di questa salita. Ricordiamo che mancano poco più di 20 km ancora da percorrere, ma questa salita è veramente impegnativa, raggiunge pendenze anche
intorno al 10%, ha fatto veramente il vuoto Alberto Bettiol, che continua, ha cambiato proprio in questo momento, dopo aver fatto decisamente il buco, ha guadagnato in poche centinaia di metri già oltre 20 secondi nei confronti dei suoi avversari, e nessuno è stato in grado di tenere un ritmo, il ritmo veramente forsennato imposto dal campione europeo della cronometro, che va in questo momento ad aggiudicarsi il primo passaggio al Gran Premio della Montagna della Russia. Ora un leggero tratto in discesa e poi ricomincerà a salire per l'ultimo pezzo di salita, quello che porta nei pressi dell'abitato di Monterico. Dopodiché un po' di saliscendi e quindi inizierà la discesa verso Albinea e poi di nuovo da ripetere questa salita. Lasciamo andare, abbiamo lasciato andare Bettiol, abbiamo atteso il gruppo, vedete gruppo tutto aperto sulla sede stradale, non sanno bene cosa fare, in testa al grosso i primi inseguitori che accusano già un ritardo di circa 40 secondi. E andiamo con il quarto Gran Premio Power Bar Nat Food, primo trofeo autofficina d'avorio organizzato dalla Cicligama in collaborazione con il team Nianizzoli di Correggio, ad iniziare per la seconda volta la salita che porta al Gran Premio della Montagna della Russia, ancora con Bettiol, Alberto Bettiol della Stabia Hyperfinish, che ha iniziato la scalata con 1 minuto e 2 secondi di vantaggio su un gruppo composto da circa 25-30 concorrenti. E beh, ci sta regalando veramente un grande spettacolo, una vera lezione di classe, di potenza, un grande motore per il campione europeo della cronometro. Davvero un spettacolo e un piacere vederlo al comando di questa corsa. Vado a giudicarsi il Gran Premio della Montagna, noi ci siamo fermati a vedere cosa succede alle sue spalle. Arrivano Rubini e poi Felletti e poi altri concorrenti alla spicciolata, e siamo ancora con un ritardo che sfiora i 50 secondi, quindi ha perso veramente pochissimo in questo primo tratto di salita il corridore che è al comando della gara. E andiamo ora a risalire il gruppetto dei principali inseguitori di Alberto Bettiol, un gruppo formato da circa 20-25 unità, poi altri atleti che cercano di rientrare alle nostre spalle. Terminata la discesa, andiamo a risalire il gruppo degli inseguitori, dove nelle prime posizioni troviamo quasi tutti gli atleti della Sidermec, attenzione anche agli atleti della Simec, ma andiamo davanti. E davanti c'è ancora lui, Alberto Bettiol, che continua a mantenere circa un minuto di vantaggio nei confronti del gruppo al suo inseguimento. Siamo a questo punto a circa 6 km dalla conclusione. E beh, Alberto Bettiol ha innestato il pilota automatico e adesso sarà veramente dura venirlo a prendere. Sta andando a conquistarsi alla grande questo quarto Gran Premio Nat Food Power Bar, primo trofeo autofficina da voli. Davvero un grande spettacolo ci sta regalando in questo suo show personale Alberto Bettiol, Stabia Hyperfinish al comando della corsa, ed è veramente irraggiungibile. Direi che ormai lo possiamo lasciare nella sua ormai cavalcata trionfale verso l'arrivo. Ed infatti nulla da fare per gli inseguitori, anzi addirittura ha aumentato il suo vantaggio negli ultimi chilometri. Alberto Bettiol, eccolo in fondo al rettilineo, sta per concludere la sua grande prova. Per lui già in questa stagione 4 vittorie e va quindi ad aggiudicarsi anche questa gara. Quasi incredulo, ma non c'è niente da fare quando si va così forte, ci si merita tutto quanto. Vince Alberto Bettiol della Stabia Hyperfinish. Con un ritardo di 1 minuto e 20 secondi abbiamo la volata per il secondo posto della maglia gialla di campione regionale Emiliano Romagnolo, Luca Pacioni che precede Ricci Puti e via via gli altri inseguitori. Siamo con Alberto Bettiol, vincitore oggi qui a Gavasseto. Alberto, sei scattato sulla prima salita e poi i tuoi avversari ti hanno visto all'arrivo. Sì, sono scattato da subito, vedevo che gli uomini più importanti, più forti non si erano ancora mossi. Ho provato a portare via un gruppo fin dall'inizio e gli altri si sono guardati un momento e io ho continuato il mio passo e non credevo di farcela e comunque sono contento. Sei campione europeo a cronometro, è pericoloso lasciarti anche solo 50 metri? Eh sì, questo lo dovete dire ai miei avversari, io faccio il mio, ce la metto tutta e a volte va bene, a volte va male. 2 settimane fa mi hanno ripreso l'ultimo giro e a questo giro ho vinto. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Ma innanzitutto a tutta la mia famiglia, alla squadra che mi segue giornalmente, siamo stati in ritiro. E abbiamo fatto un grande lavoro anche in preparazione delle giri a tappe e del mondiale a cronometro e poi niente, alla squadra e alla mia famiglia. Luca Pacioni, secondo oggi l'arrivo, una bellissima volata, ma contro Bettiol oggi nulla da fare. Purtroppo Bettiol all'inizio della prima salita è partito tutta
e non c'è stato modo di andargli dietro. Poi i miei compagni sono messi davanti a tirare, solo che campione europeo a cronometro, sai com'è, di marce ne ha volontà, quindi non c'è stato nulla da fare, è arrivato un altro secondo posto, speriamo che arrivi presto anche la vittoria. Michelangelo Ricciputi oggi sul terzo gradino del podio, comunque 2 su 3 non è un brutto risultato. Sì, non è un brutto risultato, non c'è stato modo di andare a prendere Bettiol, come diceva Luca, abbiamo fatto quello che potevamo fare, mi aspettavo qualcosa di meglio oggi. Siamo con Giorgio Montanari, presidente dell'ASD Cicli Gamma, società organizzatrice. Signor Montanari, oggi possiamo dire che è andato tutto bene? Sì, oggi direi proprio di sì. Abbiamo avuto un adeguato numero di iscritti e di partenti, una giornata calda che però non ha selezionato molto il gruppo, tant'è vero che c'è stato, a parte il vincitore da solo, c'è stata una volata per il secondo posto. E direi che è andato tutto bene. Il servizio ha fatto il suo dovere, anche se oggi era una giornata festiva e abbiamo avuto difficoltà a ritrovarlo, ma insomma è tutto andato per il verso giusto. Chi vuole ringraziare ai termini della manifestazione? Bisogna ringraziare come di norma tutti i volontari, la Croce Rossa, il servizio dei vigili e dei carabinieri di Albinea che ci hanno venuto, e poi ovviamente anche tutti gli sponsor che garantiscono noi il prosieguo della manifestazione, altrimenti non riusciremmo da soli a sobbarcarci le spese di tutta la manifestazione. Non si può non riproporre un percorso così bello. Noi abbiamo l'idea di andare avanti finché non riusciamo ad ottenere un campionato regionale o qualcosa anche di più elevato, quindi l'idea è di riproporre l'anno prossimo finché arriviamo ad avere qualcosa di più elevato in grado, ecco.